Benvenuti amici appassionati, finalmente ci siamo ragazzi, è giunto il momento di far decollare il nostro DJI Mavic Air, primo volo, io non ho mai volato, ci abbiamo tutto pronto, il telecomando è collegato, ci abbiamo 11 satelliti, 14 satelliti online, quindi io schiaccio il tasto del decollo automatico, non ho mai volato con un drone, è la prima volta, speriamo di non schiantarlo, la DJI che refresh è attiva, quindi nell'eventualità di qualche danno in teoria dovremmo essere coperti. Facciamo decollare sto drone e vediamo che succede, ragazzi. Sono pronto. Ok ragazzi, il drone è decollato, è di una silenziosità disarmante, non so che dire, intanto mi sta suonando perché siamo molto vicini, cioè è silenziosissimo, è immobile praticamente, non c'è vento, la giornata è un po' di cacca perché il sole non è eccezionale. Vediamo se riesco a capire come si va avanti e indietro, su e giù. Ok, faccio partire la registrazione. Perfetto. Sta registrando. Vediamo di farlo andare un po' avanti. Ok, così mi gira così. Cioè, non è che è stabile, è di più! Intanto vedo di fare il primo volo a vista perché non vorrei far dei casini con i comandi, eh. Ok, si ferma subito, vediamo se... Ok, la camera funziona perfettamente, si alza e si abbassa benissimo. Ok, ci siamo. Ok, allora sì, ragazzi, è di una stabilità allucinante. Vediamo se riesco a capirci qualcosa guardando soltanto. Intanto siamo a 100 metri di distanza, facciamolo andare in avanti. Io non lo vedo quasi più, eh. Fermiamoci. Facciamolo ruotare. Facciamolo ruotare, intanto rompiamo un po' le palle al pescatore. Giriamo verso di noi. Allora, in questo momento, siccome abbiamo il sole praticamente frontale, dalla camera non riesco a vedere granché. Vediamo di farlo avvicinare e alzare nello stesso momento. Vediamo che succede. Ok, siamo parecchio in alto, facciamolo girare e vediamo di... Mamma mia ragazzi, guardate che spettacolo di panorama che c'è qua. C'è... Ma tu stai registrando insomma? Certo. Tu lo vedi da là dal telecomando? Certo. Vediamo che vedi? Quello che vede lui.
che ragazzi è assurdo. Vediamo di abbassare tutto il gimbal e inquadrarci dall'alto. Ok, qua ci siamo noi. Allora ragazzi, abbiamo scaricato anche la terza batteria, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo di autonomia, riproviamo l'ennesimo back to home, vediamo se funziona. Mi maneggi, lo fai con questa? Fallo con questa. Sì, sì, vai. Go home. Ok, è partita in questo momento la procedura di atterraggio. Vediamo come va. Lui si sta posizionando esattamente sopra di noi. Siamo ad un'altezza di 38 metri. Landing. A 38 metri sta iniziando, diciamo, la procedura di atterraggio. Perfetto, ci siamo, dai. Intanto scatto pure qualche foto. Dovremmo esserci, ragazzi, vediamo se va tutto bene. Io eventualmente ho il... Ok ragazzi, possiamo concedergli la sta botta, ha sbagliato di una trentina di centimetri. Quindi diciamo i primi tre voli sono andati bene. E se non fosse per questo piccolo problema del back to home, ma sicuramente avrò sbagliato qualcosa io, ricordiamoci che siamo alla mia prima sessione di volo, non ho mai avuto un drone, non sono ancora riuscito ad entrare nel dettaglio a studiarmi bene, diciamo, tutte le impostazioni, non ho aggiornato l'ultimo firmware, quindi devo fare questo aggiornamento, molto probabilmente con questo aggiornamento questi problemi si risolveranno. E niente ragazzi, per oggi è tutto, sicuramente avrò dimenticato un casino di cose, spero che le immagini fatte in questa sessione siano state di vostro gradimento, sto cercando di vedere come meglio utilizzarlo nell'ambito che interessa a noi, ovvero quello delle manifestazioni, delle gare, vediamo cosa riuscirò a fare. Un'altra cosa, siamo a 2 tacche di batteria del telecomando, quindi con 3 batterie ci siamo fatti mezza batteria del telecomando. Vi ricordo che il telecomando mi viene sotto carica anche il mio Samsung Note 8. Intanto praticamente passa il Supercross dalla spiaggia di San Marco. E niente ragazzi, io per il momento vi saluto qua, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, alla prossima, buona domenica e alla prossima, ciao ragazzi!